Siete single? Siete degli sfigati in amore? Ma siete videomaker o fotografi? Nessun problema, oggi è il vostro giorno, il giorno perfetto per farvi un vero regalo da single. Il primo consiglio che vi do me l'ha dato Giacomo Sisca, che ho visto in una diretta di Giacomo. È un leddino troppo figo, uscito da poco. Praticamente è magnetico, va a batteria, si alimenta da solo ed è RGB, quindi cambi colori, molto figo. Bello. Il prezzo è un pochino alto, però siete single, raga, cioè, si può fare. Io me lo farei. Sicuramente avete risparmiato in cene, quindi... Sì. Il mio secondo consiglio invece è una tazzina da caffè a forma di obiettivo 7 da 6. Ma sì, ok, sì, però è single, dai. Vabbè, comunque non solo da caffè, cioè se no, ci certo, vuole bere, se poi vuoi ubriacarti da solo, questo è anche un bellissimo shortino. Ottimo, perfetto. Dire, ottimo. Il terzo consiglio che vi do invece, io non la possiedo personalmente, però l'ho vista utilizzata su un set. Praticamente non è il classico zaino fotografico, ma è una tracolla solo dedicata agli obiettivi. O meglio, ci puoi mettere anche la camera, però io la penso dedicata agli obiettivi, quindi se c'hai tante lenti, tanti obiettivi da portarti appresso, lì ci metti solo gli obiettivi. Perfetto, tieni poi... tutto ordinato, esatto. Secondo me è utilissimo. Esatto. Il quarto regalo che vi consiglio è la stampante di Polaroid che si attacca direttamente allo smartphone, quindi invece di fare le foto dalla Polaroid, tu puoi fare le foto dal tuo telefono e te le stampi direttamente. Figo. Bellissimo. Quanto costa? Sui 100 euro, dai, secondo me ci può stare, ci può stare, è utilissimo, quindi io lo comprerei. Per i single. Anzi, me lo compro. Vai. Il mio quinto ed ultimo consiglio può sembrare un po' banale, però è un hard disk. Ma cioè, questo me lo posso comprare tutti i giorni, vabbè, perdonami. Però è sempre utile, invece, sempre no. Utile. Allora, certo. Secondo me potrebbe essere un ottimo regalo un proiettore. Sì, per i film romantici, certo. Così ti deprimi ancora più. Con i fazzoletti, a sto punto compratene estintore. Ma che c'entra? Vabbè, facciamo una cosa. Alla fine il regalo, secondo me, il quinto regalo... già lo sappiamo qual è. Quello qual è? Che c'hai sempre lì su Amazon nel carrello da giorni, da settimane. Nella famosa wishlist. E che non hai mai comprato, non c'hai mai avuto il coraggio sì, di comprarlo. È vero. È il momento giusto per farlo. Oggi è il giorno giusto. Esatto. Vai, compra quel regalo, facci sapere nei commenti qual è quindi il tuo regalo, il regalo da autofarti per il giorno dei single.